Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi vi mostrerò come avanzare con la storia della stagione dei tesori. In questo video non parlerò, ma nei punti in cui ritengo importante qualcosa vi scriverò che cosa dovrete fare. E ho preso questa decisione perché fino a quando il tutto sarà ripetitivo per andare avanti con la storia della stagione non avrà senso spiegarlo a voce. Quindi detto questo, se il video vi sarà d'aiuto e l'avrete trovato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella così da potermi supportare. Per il resto vi auguro una buona visione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Abbiamo novità. La flotta di Aramis si sposta nel sistema alla ricerca delle reliquie del potere. Raduna l'equipaggio. E ho una richiesta, un favore personale. Non coinvolgere Edo nella tua lotta contro i vecchi equipaggi. È coraggiosa e curiosa, ma ancora non comprende la brutalità del mondo. Ci sono verità dolorose nella nostra storia. Dovevo dirglielo prima di tutto questo. Ma prima devo imparare e poi insegnare. E per questo mi serve tempo. Annienta gli equipaggi di Aramis e impediscile di ottenere le reliquie. Alcuni errori devono restare nel passato. Ragno, ci sono domande a cui mio padre rifiuta di rispondere. L'hai mai visto comportarsi così? Voi due una volta eravate amici. Se anche Misrax avesse avuto amici al tempo, io non ero tra loro. Non posso esprimermi sul suo comportamento. Mi sembri evasivo. Evasivo? Direi piuttosto riservato. Beh, vediamo. Tuo padre era imprevedibile. Avremmo potuto avere tutto ciò che volevamo se mi avesse dato retta, ma non accettava consigli. E guardalo adesso. Keldium casato, rintanato nella città, a frugare tra le rovine, fingendo di essere soddisfatto all'ombra della grande macchina. Abbiamo accettato i loro rottami. Oh. È ingratitudine quella che sento. Non ritengo che la verità sia ingratitudine. So chi è mio padre ora. Ma chi era? Me l'aspettavo dal ragno. Non certo da te.
Sto solo facendo il mio dovere di scriba del casato della luce. Acquisirò informazioni a prescindere da chi vuole impedirmelo. Rakis, ti ho già detto di non parlarne. Devo forse tarparti la lingua? Padre! Mi scuso per il comportamento del Kella. Scuse accettate. Ora capisco. Temi che la piccola Eido smetta di vedere tutto rosa. Questo modo di dire umano è delizioso. E quando succederà, cosa vedrà guardandoti? Non parlare mai più a mia figlia. Oh, non preoccuparti di me. Però non sono l'unico che si ricorda. Prima o poi verrà a sapere la verità. Ma sono sicuro che si sistemerà tutto. D'altra parte, com'è che dici, la luce provvede. E ci ha battuto. Inviate la squadra di recupero. Ehi là, capitano. Ho pensato di intervenire ora che Mithrax è preoccupato. Ho sentito che ha dei problemi familiari. Da quello che ho capito, ha cercato di escludere Eido dalla faccenda dei pirati. Potrebbe aver perso le staffe. Di sicuro ha perso la faccia. Ah, povera Eido. Come dicono? Non incontrare mai i tuoi eroi. Difficile quando l'eroe è tuo padre. Non mi sorprende che Mithrax abbia dei segreti. Tutti hanno qualcosa che li tiene svegli la notte. Sono sicuro che risolveranno. Si tende a mettere da parte le proprie divergenze quando c'è il mondo in gioco. Prendi me, Zavala. O me, Ikora. O me e chiunque altro. Vuoi propormi qualcosa? Grazie per la visita. Gli affari. Sei qui per un favore? Buona caccia là fuori.